Elena Stancanelli, Mario Desiati, oggi in rappresentanza del premio Strega, il ricordo della vincitrice Ada D'Adamo, scomparsa, che non potrà essere, insomma, non potrà ritirare il suo premio. Vogliamo ricordarla. Ada D'Adamo, come Daria, è probabilmente il libro che ha segnato questa stagione letteraria e sono molto felice e orgoglioso di tornare a Vieste e di raccontare anche le emozioni che ho provato nella lettura di questo libro, che anche ho letto 3 volte nell'ultimo periodo. L'ho letto appena uscito, l'ho letto prima dell'estate e l'ho riletto per stasera, e ogni volta è come leggerlo la prima volta per il tipo di sensazione che provi. È come un coltello che ti lascia dentro, insomma, una sensazione di paura, di libertà, ma anche di conforto. Un racconto di maternità, un racconto di disabilità che mostra un legame madre-figlia che difficilmente si riesce a trovare, che forse in qualche modo la malattia, la disabilità ha ancora di più unito. È il libro di una lettera di una madre a una figlia, una madre che scrive a una figlia che quella lettera non potrà leggerla mai, una madre che oltretutto è scomparsa dopo che il libro è uscito. Quindi è una forma aristocraticissima di complessità questo libro qua. C'è dentro una bellezza assoluta, come veramente adamantina in qualche modo, in una storia che invece di per sé è una storia di quanto più possibile violenta e disperata, appunto. Quindi la cosa che lascia senza fiato di questo libro è proprio questo connubio tra una storia nera in qualche modo e un racconto limpido, diciamo. E questo miracolo è veramente un miracolo che Ada D'Adamo riesce a fare, è riservato a chi riesce a fare quel passaggio per cui non ha più paura di leggere, appunto, un libro così doloroso, e si trova di fronte a qualcosa che lascia veramente un segno profondo. A proposito di lettura, questo festival vediamo ogni sera sempre più affollato, quindi la gente ha voglia di leggere. Intanto la gente ha voglia di venire ai festival e non sono necessariamente la stessa cosa. Speriamo che abbia anche voglia di leggere, nel senso, per esempio, nello specifico il libro di Ada D'Adamo, grazie anche alla vittoria dello Strega, adesso sta andando benissimo, lo stanno comprando, lo stanno leggendo migliaia di persone. Le persone, appunto, leggono probabilmente pochi libri, nel senso tantissimi libri scompaiono nell'orizzonte abbastanza rapidamente. L'estate è un buon momento per leggere, speriamo che possa essere una bella spinta, diciamo. Ma noi siamo accorti anche che compra, e quindi al Filmocopia qua abbiamo visto code interminabili, davvero. Questo mi fa molto piacere, perché non è di tutti i festival, diciamo. Spesso la gente va ad ascoltare e a prendere il fresco e poi dimentica di comprare il libro o leggere il libro. Se c'è una fila per il Filmacopia è sicuramente un bellissimo segnale. Senti, di questa realtà garganica cosa c'è? Io sono una grande appassionata della Puglia, diciamo, no? di varie zone della Puglia. E posso dire che, appunto, a differenza di tante regioni italiane, mi sembra essere una regione molto viva, una regione che anche negli ultimi anni sta cercando una strada che metta insieme il turismo e la cultura. La domanda è d'obbligo in chiusura: questa polemica del ministro Sangiuliano al premio Strega, vera, non vera, se ne è parlato tanto? È soprattutto una gaffe che lui ha fatto in maniera, appunto, molto goffa, è una cosa detta in maniera molto goffa, e avrebbe potuto cavarsela con maggiore brillantezza. Diciamo che forse la cosa che mi viene da rimproverargli di più è la scarsa capacità di reazione, perché poi è possibile che lui non abbia avuto tempo per leggere i 5 libri, o comunque non tutti quanti. Forse poteva reagire in maniera un po' più brillante.